Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa oggi di, del 5 maggio, venerdì 5 maggio. Allora, Quali sono i temi fondamentali di questa giornata? Eh, intanto vi do un tema fondamentale per me, non di questa giornata. Oggi la disuguaglianza fa bene, il libro che alcuni di voi hanno letto, ma non tutti anche perché se tutti voi l'aveste letti vorrebbe dire che eh, ho un'audience di 150.000 persone invece è molto più ridotta quella che ha comprato il libro e oggi il libro è allegato al giornale la disuguaglianza va bene allegato al giornale quindi se non avete ancora comprato il... la disuguaglianza va bene spot pubblicitario per il sottoscritto andate in edicola, comprate il giornale con il sovrapprezzo avrete in allegato il libro vi costerà molto meno che andare a comprarlo in libreria quindi fatelo eh, chiusa questa prima parentesi diciamo, eh, personale ce n'è una seconda personale cioè riguarda l'aggressione a francesca parisella una giornalista di matrix che è stata aggredita brutalmente davanti alla stazione centrale volevamo testimoniare che eh, eh, roma come milano come i centri delle città non sono sicuri purtroppo l'abbiamo abbiamo testimoniato sulla pelle di francesca parisella ha, ha avuto molta eco sui giornali, sui giornali di rete sulla rete tecnologica su internet sui social oggi i tre giornali che se ne sono occupati sono il tempo che ha fatto un bel pezzo, eh, il messaggero che ha fatto un boxino e, e, e anche il fatto quotidiano, il resto dei giornali non parla dell'aggressione, forse anche perché ne avvengono troppo spesso di queste aggressioni, non voglio essere malizioso in questo caso. Il tema dei giornali su cui aprono tutti è, è, è la legittima difesa, ieri sera il vero punto di svolta della legittima difesa dopo che è passato la Camera con il voto del PD è stata e con i voti contrari del Centrodestra e del Movimento 5 Stelle, il vero punto di svolta è stato ieri eh, Renzi che a tarda sera ha detto che questa legge sulla eh, legittima difesa mi sembra un pasticcio. Eh, ha ricevuto molte polemiche nelle sue social, nella sua rete, quindi ormai la rete conta molto nei politici, dà l'orientamento più di quanto lo facciano i giornali che sembrano sempre e comunque no, nel mainstream. Sui giornali si legge soltanto che le armi fanno male, che è un disastro, il far west. Vabbè, comunque sia, eh, Cambia idea, oggi eh, Battista che mh, è un liberale ma è sul Corriere della Sera sul suo fondo dice no la legge va bene così basta con questo cambiamento alla ricerca del Far West così come basta con l'idea che non ci si possa difendere in casa, quindi una posizione equilibrata, terzo eh, bottista come spesso avviene sul Corriere della Sera, eh, ma eh, il vero... Il vero tra l'altro questa legge permette non eh, di, eh, di sparare come anche ieri abbiamo detto eh, di notte e, e, ed essere in questo caso eh, come possiamo dire, eh, giustificati perché Ermini se uno si va a leggere il lettore della legge dice che una delle giustificazioni dell'attenuante può essere lo sparare di notte ma ce ne sono anche altre quindi forse eh, Ermini cerca, dovrebbe spiegarlo a Renzi perché il suo amico Renzi invece pensa che sia un pasticcio anche proprio per questa cosa cioè per la indicazione dello sparare di notte però una cosa molto buona di questa legge cioè, secondo me, è la migliore cosa che si potesse prevedere e cioè che colui che è stato indagato per eccesso di legittima difesa, se dovesse vincere la causa, le spese legali sono a carico dello Stato. Avete capito? La cosa fondamentale è questa perché se le spese non sono più a carico del, di, di colui che è accusato ingiustamente, beh, allora a questo punto, voglio dire, la giustizia fa il suo corso, è certa che quella persona non, è stata, non ha fatto un eccesso di legittima difesa e a questo punto non paga le spese processuali che sono molto eh, eh, forti. Eh, beh, comunque questo è un passo avanti, detto questo, che la legge sia pasticciata mi sembra di aver capito che lo è. Stacchio, che eh, voi conoscete, l'avete visto molto spesso nelle trasmissioni che conduco io, il benzinaio che è stato ferito, che ha, che ha sparato e ha ucciso, beh, eh, il titolo che gli dedica Repubblica è significativo, e cioè i ladri lavorano senza orari, giorno, notte, insomma eh, mi sembra abbastanza la pietra tombale eh, su questa legge così come è fatta anche perché i voti al Senato non ci saranno posto che inoltre eh, come si dice Renzi eh, si è accorto eh, che la sua base non è d'accordo sulla legge eh, Google paga 306 milioni di Euro come era previsto ieri l'aveva anticipato e ha bruciato tutto il sole 24 ore per un biennio solo di imposte eh, il 2014 e il 2015 ci sono ancora 5 manager che sono indagati dalla Procura per omesse dichiarazione di redditi, ma in Italia sta avvenendo un po' quel cambiamento, soprattutto col rito ambrosiano che è la particolarità di Francesco Greco, quel rito un po' americano, se paghi non vai in galera. Eh, eh, giusto o sbagliato che sia, devo dire che il sole oggi sin sintetizza che da queste compagnie eh, telefoni, queste te compagnie internet sarebbero già arrivati un miliardo di euro di tasse non pagate, non poco, non molto forse per quello che loro hanno eluso, ma certamente un passo avanti. Il pezzo secondo me più importante e più significativo è quello oggi di Repubblica che mette in relazione la sconfitta di Obama sul fatto che queste società della Silicon Valley adesso in Europa gli stanno facendo un mazzo così. Il motivo è semplice ed è ragionevole, Obama rappresentava uno scudo di queste società che non pagano tasse in Europa e nella Commissione Europea, oggi che al posto di Obama c'è Trump che tanto viene odiato ma che vuole rimettere le cose nel giusto alveo, per cui se una società industriale paga il 30% di imposte non si capisce perché la Silicon Valley non debba pagarle per niente beh, insomma, con lo scudo venuto a mancare di Obama, queste aziende, almeno le imposte, aziende che sono il motore del progresso tecnologico, questo nessuno glielo toglie, però insomma che paghino le imposte come gli altri, forse è il minimo che noi ci si possa aspettare. ONG, la cosa che più mi fa ridere oggi delle ONG è che parla in un intervento la capa, la miliardaria che si occupa di Moussa, la, eh, la ONG che si è presentata al Senato e che non ha dato i nomi dei suoi donatori, non ha dato la lista dei suoi finanziatori e si è avvalsa del concetto della privacy. E questa signora si permette di fare un'intervista e di dire che loro sono vittime, vittime, di una campagna razzista e nazifascista. Ecco, io me le ricordo queste vittime delle campagne del fango, come Fuffini, che poi è stato indagato, come sulla casa di Monte Carlo. Ecco, invece di fare tanto la vittima delle campagne razziste e nazifasciste, dicesse chi sono i suoi finanziatori. Semplice, no? è simple as that, no, l'ha capito visto che lei sta a Malta o se no eh, eh, che pensa che la signora Gabbanelli con cui io vado d'accordo molto raramente oggi in un pezzo intero sul Corriere della Sera quando fa una provocazione che dice perché queste organizzazioni non governative visto che sono così voglio dire, eh, mh, forti e hanno questa ideologia così forte nel salvataggio contro il pensiero comune europeo, perché queste ONG non provocano e non portano con le loro barche eh, in porti come quelli della Tunisia, di Malta o di Nizza i loro eh, clandestini salvati. Che cosa sarebbe successo se, se fossero arrivati a Nizza lo stesso, ma lo stesso, un decimo delle persone che sono arrivate in Italia? Cosa sarebbe successo secondo voi? Eh? Se ve lo dico io cosa sarebbe successo? Che Macron, oggi dato al 60% dei sondaggi come vincitore, sarebbe arrivato al 40% dei sondaggi come vincitore se li avessi accolti senza nessun problema. La Repens sarebbe salita alle stelle, posto che comunque in quella regione, cioè quella di Nizza, va fortissima. Sui vaccini. Oggi non se ne occupano il Movimento 5 Stelle che continua a pensare che lei sui vaccini è stata adamantina. Io non penso che lo sia stata, ma eh, però se oggi uno legge eh, il fatto quotidiano e eh, dice tutto ciò che nascondono i padroni dei vaccini e dei farmaci No? E poi un altro box, Burioni, che è un rompiballe, ma è quello che difende i vaccini fino alla morte. So bene io quanto sia un rompiballe, eh, diciamo, anche pe petulante, ma comunque è un grandissimo scienziato che difende l'importanza dei vaccini e deve essere ascoltato. Burioni diventa un massone, è nella lista dei 16.000 massoni pubblicati su internet. Il difensore dei, dei, dei vaccini è un massone. I vaccini e le grandi compagnie, tutto ciò che nascondono i padroni dei vaccini e dei farmaci, questo è un titolo non da quotidiano, ma da clickbaiting, cioè da internet. Lo clicchi per andare a vedere quello che nascondono, poi quando leggi che nascondono poco comunque è già cliccato e è già generato traffico. La cosa straordinaria è che l'organo di stampa del Movimento 5 Stelle, cioè il Fatto, è quello unico che comunque continua a mettere un po' in discussione la, il business segreto che c'è dietro i vaccini. Vabbè. E soprattutto come l'uomo simbolo della lotta per i vaccini, cioè Burioni, sia un massone. Vabbè. Direi che per oggi è tutto, eh, comprate assolutamente oggi il giornale e l'allegato che contiene la disuguaglianza fa bene, il libro ripubblicato per il giornale, ciao!